Abbiamo sentito dei rumori e poi siamo scesi nel garage, era pieno d'acqua. È stata una notte d'inferno per la popolazione di Montecchio Vesponi, comune di Castiglion Fiorentino. Siamo nella Valdichiana Aretina, qui la bomba d'acqua che nelle Marche ha causato morti e dispersi è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri. Ha durato un'ora e mezza all'incirca, veniva da due parti, veniva l'acqua, sia dalla parte della Val Tiberina più anche da quest'altra parte, che è stato terribile. Insomma. La pioggia battente ha causato l'ingrossamento dei torrenti e dei corsi d'acqua che hanno rotto gli argini e trasformato le strade in fiumi, allagando scantinati e abitazioni. Vigili del fuoco, squadre della Protezione Civile e Croce Rossa hanno utilizzato idrovore e pompe per liberare le abitazioni dagli allagamenti. Sono venuti tempestivamente quando era necessario venire, l'hanno fatto, stanno lavorando abbastanza bene e poi ci contiamo tutti i danni che ci sono. Sul posto si è portato anche il sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli. Eravamo allertati da questa allerta arancione che poi era stata anche declassata in gialla, ma nel pomeriggio le precipitazioni sono state davvero, davvero consistenti, non solo qui, ma qui ci sono dei danni importanti con allagamenti anche di abitazioni, non si registrano danni alle persone, ma danni consistenti alle famiglie che hanno si vedono persi macchine piuttosto che arredi. All'indomani mattina i residenti hanno avuto a che fare con fango e detriti. La scuola primaria di Montecchio ha ritardato l'ingresso degli alunni per terminare le operazioni di ripristino.